nuoto un po' particolare, un nuoto estremo. È voler soffrire per poi riuscire a raggiungere un obiettivo. Come sulla vita, se non soffri poi non raggiungi nulla. Questa sfida nasce ancora un paio di anni fa, quando ci siamo rincontrati dopo tanti anni. Lui aveva voglia di fare qualcosa di diverso, io sono subito entrato nella sua dinamica di sfida personale e abbiamo deciso di metterci in queste lunghe distanze. Chi non l'ha neanche pensata fa fatica a capire che può passare per la testa a un ragazzo non più giovane che vuol fare 100 km in piscina. A me basta che lui abbia la voglia di farlo, a me basta che questa sfida per lui rappresenti molto per lui e quindi ci sto mettendo tutto quello che posso dal punto di vista tecnico perché lui riesca a fare questa sfida. Questa sfida era prevista a marzo, il lockdown ha fermato tutto, l'abbiamo riprogrammata a ottobre. Con tante incertezze a quel tempo, comunque l'abbiamo riprogrammata a ottobre. La prima parte della preparazione l'abbiamo fatta in acque libere, per cui abbiamo fatto più di 2 mesi al lago Trasimeno, qua vicino da noi, perché ci sembrava il modo migliore per staccare, riprepararsi e distogliere l'attenzione dalla piscina. 2 settimane di pausa, dopo il 5 luglio ci siamo buttati in piscina a preparare effettivamente la possibilità di fare queste 4.000 vasche, perché questo è, che sa tanto di noioso, ma per chi le vuole fare probabilmente hanno meno di noioso. Il chilometraggio, ho detto in altre occasioni, che non è una situazione normale da preparare, cioè diciamo che non ho a disposizione un atleta che può allenarsi tutti i giorni, lui è una persona, un medico che ha turni di lavoro, ha una famiglia, 2 bambini, una vita sociale, per cui la sua disponibilità viene riprogrammata ogni settimana abbiamo cercato di programmare in 11 settimane qualcosa che avesse un senso per questa 100 km e lo abbiamo fatto in maniera progressiva fino a fare una settimana molto particolare dove c'erano 5 allenamenti consecutivi da 25 km, che è stata una settimana che lo ha messo a dura prova ma serviva per dare un senso alla prova che sarebbe avvenuta qua. Il mio ruolo è quello di ingaggiare una presenza molto fisica con lui. Lui sa che io ci sono, sa che capisco se va in difficoltà piuttosto che momenti dove si va più tranquilli, quindi diciamo che la mia presenza è importante in questo senso perché probabilmente lo è stato molto di più nelle settimane in cui ci preparavamo, che sono state proprio quasi di rapporto coach-atleta più canonico. Siamo nella piscina Pellini, la piscina storica di Perugia che la società Amatori Nuoto gestisce dagli inizi degli anni 2000 dopo la ristrutturazione. Marco ha scelto questo impianto prima di tutto perché è il nostro atleta e gestendo questo impianto noi ha preferito questa struttura anche perché è una struttura performante, di fatto è scelta dagli atleti agonisti e dagli atleti master proprio per la sua scorrevolezza. In questo momento di difficoltà abbiamo con Marco deciso di fare questo evento proprio per cercare di riportare più possibile alla normalità la gestione dello sport e invitare le persone a capire che anche attraverso lo sport si può superare questo momento critico. Marco Fratini in questi giorni viene supportato dai suoi compagni di squadra. Siamo circa 50 atleti master che si alternano soprattutto nelle ore notturne che saranno quelle più complesse per lui, per supportarlo e assisterlo affinché possa portare a termine questa incredibile impresa. Io realmente non so
cosa può passare nella testa di uno che vuole nuotare 100 km di seguito. Sicuramente è un'idea bellissima per il fine. Devolvere tutto in beneficenza è un gran gesto ed è alla base dello sport, per cui penso sia un gesto magnifico veramente. Detto questo, io penso che 100 km forse in 3-4 settimane li nuoterò più o meno, non in due giorni. In un momento come questo, per le complessità che tutti noi affrontiamo con scenari veramente imprevedibili e complessi, avere un nostro concittadino Marco che ha questa capacità di misurarsi con i suoi limiti e porsi delle sfide così straordinarie davvero è da stimolo per ognuno di noi. Quindi lo seguiamo, Marco è un po' un motore perché attorno a lui, a questo evento, sono tanti gli amici e le realtà che si stanno adoperando per tante iniziative collaterali. La causa, tra l'altro, è ovviamente da tutti noi molto apprezzata, quella per la sclerosi multipla, quindi forza Marco e saremo qui ad accompagnarlo idealmente fino all'ultimo chilometro. Adoro le sfide, quindi mi sento di appoggiare la sfida di Marco Frattini su 100 km di nuoto, come io ho affrontato la sfida su 100 km di corsa nel Magride e la sfida su 100 km nel deserto. Per chi fa 100 km in acqua o 100 km nella corsa, la cosa più importante è la testa, ci vuole tanta testa oltre all'allenamento. In queste 36 ore, 100 km, abbiamo scelto di proporre a Marco come pasti da utilizzare durante la sua gara una serie di alimenti freschi in modo tale da dargli una regolarità come effettivamente avrebbe fatto durante l'arco di una giornata. Questo perché utilizzando degli alimenti freschi il suo stomaco avrebbe evitato di arrivare a una situazione di acidosi, quindi non permettendo poi di continuare ad alimentarsi, e perché in qualche modo abbiamo mantenuto quello che è proprio un ciclo circadiano, cioè il pranzo, la cena. Effettivamente è successo che durante la notte ha utilizzato alimenti diversi da un cibo solido classico. Questo come effettivamente potrebbe succedere anche durante una notte mentre uno dorme. La scelta di panini, purè, riso condito con dell'olio sono stati legati alla necessità di fornire carboidrati che potevano essere utilizzati nel lungo periodo, quindi complessi, delle proteine per andare a nutrire il muscolo, sali minerali e soprattutto potassio con le patate, sali minerali che sostituiscono invece i sali classici utilizzati nelle bevande isotoniche, sempre per ridurre al minimo l'apporto di quelle sostanze che potevano alla lunga portare a una difficoltà di ingestione. Lui non ha fatto nessuna richiesta particolare, anzi la problematica è sempre proprio convincerlo a mangiare. Questo perché chiaramente con l'intensità, lo sforzo, che per carità rimane basso perché lui continua a lavorare ad intensità che gli permettono di tenere una lunga durata, però effettivamente il senso di fame non l'avverte e quindi è quasi necessario obbligarlo a mangiare perché altrimenti lui si alimenterebbe meno. In effetti ora noi proviamo a continuare a farlo mangiare volentieri offrendogli magari anche un pezzo di crostata piuttosto che un qualcos'altro che magari nell'immaginario potrebbe essere escluso. Allora, nella preparazione con Marco abbiamo lavorato molto sulle tecniche del colloquio perché oltre a essere atleta Marco è una persona che è inserita in una struttura sociale dove comunque ha degli impegni, è un medico, è un padre, è un figlio, ha una compagna, quindi comunque sono delle responsabilità. Perché è importante la tecnica psicologica, l'impegno psicologico? Perché ci possono essere dei blocchi che possono comunque portare a un rallentamento quindi della performance. L'intervento proprio nello specifico è stato fatto quindi colloquio strutturato in un setting preparato appositamente con tecniche mirate, quindi colloquio ogni seduta, poi dopo tecniche di training autogeno, tecniche di visualizzazioni guidate e tecniche di induzione ipnotica.
quello che è stato fatto questa notte, Marco si è fermato alle 2.20, è stata la pausa più lunga, abbiamo fatto prima un trattamento muscolare e poi l'induzione con i microsonni. Microsonni perché? Perché comunque il tempo è breve, bisogna far riposare l'atleta per farlo rigenerare, quindi un microsonno indotto con anche un risveglio positivo. Perché? Perché quando una persona viene svegliata, pensiamo un po' tutti quanti, ci si può svegliare anche con piede sbagliato, quindi far svegliare un atleta nella posizione negativa, voi capite che il tutto va in una situazione nefasta. Quindi il risveglio positivo è la fase più importante. Quindi abbiamo fatto una fase fino alle 2.20 e un'altra alle 7 quando lui ha già raggiunto i 70 km, quindi praticamente il record delle 24 ore. Poi nel corso del tempo, del giorno, abbiamo fatto altri piccoli interventi, però sempre di induzione ipnotica per far alleggerire un po' il lavoro, perché comunque il lavoro è impegnativo, l'atleta sente comunque la stanchezza, quindi sulle braccia, e quelle si possono in qualche modo lavorare con il trattamento, ma quello che non deve mai cedere è la mente. Quindi la concentrazione, il focus, l'obiettivo sono questi gli aspetti che abbiamo lavorato. L'impresa di Marco è una somma, una complementarietà di tanti fattori. Sicuramente la sua abnegazione, la sua tenacia, il suo spirito di sacrificio, l'aspetto psicologico che è molto importante. Io sono venuto qui a sostenere Marco in questi giorni per nuotare un po' con lui e ho parlato sia col suo allenatore che con la sua psicologa e mi hanno detto il grande lavoro che c'è dietro. Ecco, un lavoro sicuramente di fatica, di sudore, di sacrificio ed è un'impresa veramente pazzesca questa. Marco sicuramente l'avrà voluta sviluppare per passare il suo proprio limite, in precedenza arrivando 78 km in lago, e questo è proprio un aspetto dell'essere umano, è quello di migliorarsi, di spostarsi sempre più avanti il proprio limite. La mia esperienza di nuotatore, essendo stato agonista, ora master, è abbastanza simile a quella di Marco, anche se in sostanza e con le distanze sono molto diverse. Io vengo dai 1500 metri stile libero, la distanza olimpica più lunga che c'è. Marco adesso si sta compiendo questa impresa sui 100 km, sicuramente non c'è confronto, però la disciplina, l'autodisciplina in questo sport è molto importante. Ecco, riuscire a nuotare ore e ore, sempre concentrati sulla tecnica e guardando una riga sul fondo, ecco, è veramente una cosa che a lungo andare può diventare allenante. Marco ci sta riuscendo perfettamente e io sono sicuramente tanto contento e orgoglioso di averlo sostenuto. Mentre Marco sta nella vasca per raggiungere il suo obiettivo, i 100 km, noi siamo qui per raggiungere il nostro obiettivo. E c'è un filo conduttore insieme con Marco. Marco sta soffrendo in piscina e il nostro cuore è vicino a lui nell'acqua per i 100 km. La sofferenza che lui prova per raggiungere questo obiettivo noi la proviamo tutte le mattine che ci alziamo, e però con la nostra forza, con la nostra tenacia cerchiamo di andare avanti e di trasmettere la voglia di andare avanti, anche perché c'è un'associazione che da 52 anni si occupa di persone con sclerosi multipla, si occupa di ricerca con la mela di AIM, si occupa di diritti con la carta dei diritti, con l'agenda, con il barometro, strumenti che riusciamo a portare sul territorio per raggiungere i nostri obiettivi, fare una vita dignitosa per tutte le persone con sclerosi multipla. Veramente dura,
facciamo il fatto che forse il terreno troppo forte, quindi 40 km e poi ho pagata. Verso il 70 km ho cominciato a fare male il braccio, quindi gli ultimi 30 l'ho fatto praticamente con un braccio male, quindi è stata veramente dura. La filosofia di fare 100 km nasce da lontano, quando ho fatto la 24 ore, è un pochino cercare di capire quali sono i propri limiti, cercare di superarli, di mettersi alla prova, di cercare sempre di spostare la sigella verso l'alto. Beh, sì, sicuramente c'è molta concentrazione per sentire il proprio corpo, per sentire dove sono i problemi, cercare di individuarli e poi trasmetterli allo staff che li risolva. Quando tutto va bene, che sei un pochino più tranquillo, sicuramente hai delle cosiddette ancore a cui ti appoggi per far passare il tempo, quindi pensi alla compagna, pensa ai figli soprattutto, pensa a cose positive che ti rilassano e ti fanno notare più soldi più velocemente. Capita di distrarsi, capita di porre l'attenzione e la testa da un'altra parte e quindi ne subisce anche la nuotata. È per questo che l'allenatore, quando ti distrai, ti richiama all'attenzione e ti fa tornare sul pezzo. Quando abbiamo fatto la 24 ore cercavamo un ente benefico. Conoscevo delle persone con la sclerosi multipla, quindi la prima organizzazione che mi è venuta in mente sono stati loro. E ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti, abbiamo continuato questo matrimonio che ormai dura da 2 anni. Sicuramente nello sport, come nella sclerosi, bisogna soffrire per raggiungere gli obiettivi. Quindi io vedo la mia sofferenza, che per fortuna è limitata nel tempo, e la accomuno a quella loro, che purtroppo dura per tutta la vita. Per cui cercare di dare una mano a chi è meno fortunato di me.